oggi abbiamo un barbonismo domestico di persone che si rinchiudono in casa, i nostri servizi della Caritas che vanno a portare addirittura il cibo, troviamo tanti anziani soli nascosti nelle proprie abitazioni, anche abitazioni di proprietà. Avere un tetto ma vivere da barboni accade a Roma, dove la casa di proprietà non è più sinonimo di un buon tenore di vita. A lanciare l'allarme la Caritas, aumentano le persone in stato di abbandono che faticano a pagare spese e bollette, si risparmia su salute e assistenza medica, è il fenomeno degli invisibili che abbraccia anziani ma anche trentenni ancora a carico dei genitori. Quasi 8.000 le persone in povertà estrema, quasi la metà sono italiani e oltre il 33% possiede un diploma di scuola media superiore. Si allungano le file per un pasto caldo nei centri di solidarietà, 16.000 i senza fissa dimora, il 34% vive così da più di 4 anni, Daniele ha 63 anni, da 3 ha perso tutto, chiede una chance per ricominciare. Ho perso il lavoro e quindi un giorno per l'altro mi sono trovato per la strada, ho dovuto vendere la casa che da un anno avevo comprato. Spererei che le istituzioni dessero la possibilità ad alcune persone di riprendersi la vita in mano. Un declino progressivo, si comincia vendendo i ricordi di famiglia, si finisce a tentare la fortuna. Il gioco d'azzardo sta falcidiando famiglie, giovani, anziani. Roma è diventata la capitale dell'azzardo. Parliamo ora del rapporto della Caritas sulla povertà, sono 16.000 i senza tetto in Italia e a preoccupare in modo particolare sono le condizioni degli anziani. Sentiamo Elisa D'Alto. Di che cos'è che ha più bisogno? Io di lavoro. Che lavoro faceva nel suo paese? Maestro di elementare. Johan vive in strada, a pochi passi dalla stazione Termini, e si commuove ricordando quando ha dovuto lasciare la Romania. Johan è uno dei tanti poveri, stranieri, ma sempre più italiani, che affollano la capitale. 16.000 persone, secondo un rapporto della Caritas, vivono in condizione di indigenza assoluta e, complice la crisi, accanto a loro da qualche anno c'è un nuovo esercito di invisibili. Può essere il giovane che non riesce a trovare l'occupazione, come può essere l'anziano. Teniamo presente che a Roma il 30% della popolazione anziana è a rischio povertà. Può essere la famiglia numerosa che non riesce ad andare avanti. Lo chiamano barbonismo domestico, è la condizione di chi è in abbandono totale, anche se è proprietario di una casa. Poi c'è chi vive in strada, quasi la metà è italiano, il 33% ha un diploma di scuola superiore, hanno bisogno di cibo, assistenza, ma non solo. Chiedono soprattutto relazione, chiedono rapporto umano, chiedono di essere riconosciuti, chiedono di avere una dignità, di essere rispettati. Si può dire che ancor prima che il cibo o la cura materiale, chiedano veramente una relazione umana, un rapporto umano. E adesso veniamo a quegli ultimi dati drammatici, allarmanti, che sono dell'ultimo rapporto della Caritas sulla povertà e che ci raccontano di un ceto medio sempre più in difficoltà, di una soglia di povertà sempre più alta che riguarda giovani, diplomati, senza lavoro e poi dei numeri molto alti, 16.000 senza tetto e 30.000 famiglie senza casa, con una emergenza abitativa molto forte. Sono numeri, sono dati che riguardano una città che già vive un suo momento storico molto difficile e che è Roma. 16.000 indigenti, migliaia di famiglie senza casa, un numero crescente di persone che si rivolge per un aiuto ai centri Caritas. Roma è anche la capitale della crisi economica, delle nuove povertà. C'è un dato nuovo e allarmante, ad esserne colpiti sono giovani diplomati, persone in età lavorativa appartenenti al ceto medio che non riescono ad arrivare a fine mese, ma anche padri separati o anziani che si rivolgono alla Chiesa per un pasto o un pacco alimentare da portare a casa, se c'è una casa, perché l'emergenza è anche abitativa. Il problema di un alloggio riguarda soprattutto i pensionati, i giovani senza lavoro, le famiglie con disabili. Sono più di 30.000 le famiglie coinvolte nell'emergenza abitativa, tra occupazioni abusive, sfratti e richieste di alloggi popolari mai esaudite. A Roma si rileva uno sfratto ogni 279 nuclei familiari. La media nazionale è di uno ogni 419.
il doppio rispetto alla città di Milano. Si tratta di persone che sulla base del reddito non possono essere inserite nella graduatoria delle case popolari, ma che sono allo stesso tempo troppo povere per accedere al mercato immobiliare in una città che ha 130.000 immobili sfitti. Secondo il rapporto Caritas, i senza fissa dimora in condizioni di povertà estrema sono 16.000 e chi vive in strada oggi in molti casi lavorava fino a ieri. La perdita del posto di lavoro o una separazione coniugale sono i motivi più frequenti dell'impoverimento. Un altro dato preoccupante riguarda gli anziani, uno su tre è a rischio povertà. Insieme ai giovani precari colpiti dalla crisi sono proprio loro i precari. Il tasso di disoccupazione nella capitale negli ultimi 10 anni è salito dal 7 al 9,8%. Quella giovanile raggiunge il 40%. Allarme povertà nella capitale, a lanciarlo la Caritas romana, che ha presentato il rapporto sull'emergenza. Tra le persone che vivono i maggiori disagi ci sono gli anziani e tra loro c'è chi si lascia andare ad una sorta di barbonismo domestico. Rossella Santilli. Roma è la capitale della povertà e le persone senza fissa dimora censite sono 7.500, ma stime attendibili parlano di 14-16.000 persone che vivono nelle nostre strade, un primato davvero allarmante. Hanno vissuti di strada spesso pluriennale, sono sulla strada da oltre 10 anni, hanno una serie di problematiche anche di salute, di natura anche spesso di natura mentale. E un altro allarme emerge dal rapporto, un romano su tre è a rischio povertà, quello che emerge dall'indagine è il malessere della città, sempre più palpabile. E la mappa del disagio sociale nei vari municipi della capitale mostra come il disagio dalle periferie si sia esteso anche al centro della città. Accanto alla povertà più tradizionale e visibile, per intenderci quella dei senza fissa dimora, emerge una classe di nuovi poveri che pagano un affitto, che lavorano o hanno lavorato e che non hanno di che vivere. Troppo spesso sono persone che erano incluse nel tessuto lavorativo, capaci di condurre una vita economicamente dignitosa e che all'improvviso, perdendo il lavoro per una malattia o una separazione, si trovano ai margini. Altro capitolo della povertà è quello che vede gli anziani, che a Roma rappresentano quasi il 22% della popolazione. Dal rapporto Caritas emerge che un terzo degli ultra 65 anni è a rischio povertà. Crescono i comportamenti della disperazione e con essi gli esercizi commerciali legati al gioco d'azzardo e ai compro-oro. Perché chi è disperato cerca soluzioni ovunque per andare avanti. La disperazione della vita, appunto, a Roma coinvolge anche 30.000 famiglie che sono in emergenza abitativa, mentre sono state censite 130.000 case sfitte nella capitale.